se il cuore è uno zingaro va. Grazie. Nicola Di Bari, a Bella Ma. Se il cuore è uno zingaro va. Tu che troverai il canto più bello. Accomodati Nicola. Quanto sei amato dal pubblico di Bella Ma. Straordinario, direi. Siamo diventati amici a forza di venire qui. Allora, durante Sanremo tu sei stato parte di questo cast. Chi ha condotto quest'anno Sanremo? Amadeus, Morandi e Morandi. Beh, la ragazza Ferragni. Sì, poi ci sono state le ragazze e le signore della televisione italiana e non solo, che ogni sera hanno compartecipato. Certo. Io ieri sera in radio, su Radio 2, ho dedicato uno speciale lunghissimo alle canzoni di Gianni Morandi. Tu e Gianni Morandi da quanti anni non vi sentite? Beh, abbastanza, un po' di anni. Più o meno una ventina, una trentina d'anni. Sai che Morandi è un tuo fan? Sempre saputo, so solamente che purtroppo io sono stato molti anni fuori dall'Italia, giravo il mondo e quindi è stato difficile incontrarlo. Comunque è un ragazzo straordinario, siamo stati nella stessa scuderia per anni. Poi hai il dono dell'umiltà. Come te. Ha il dono della pazienza, perché in tutti i concerti che fa si ferma a salutare i suoi fan, ma soprattutto stamattina io l'ho sentito e mi ha detto: ma io voglio salutarlo Nicola Di Bari. Adesso Gianni è in una trattoria a mangiare ed è collegato con noi. A Bella Ma, Gianni Morandi! Ciao Gianni! Carissimo! Come stai Gianni? Che piacere poterti salutare, grande amico mio. Soprattutto perché è da un po' che non ci vediamo, almeno oggi ti posso vedere anche se attraverso lo schermo. Comunque mi fa molto piacere, ti voglio molto bene Gianni. Anch'io, perché abbiamo cominciato più o meno insieme, forse io un po' prima di te, però insomma ci conosciamo da una vita. Tu sei l'uomo dei record, il Sud America ti adora, l'Italia, tutti ricordano le tue canzoni, le tue vittorie, mai battuto da tutte le parti a canzonissima, sei un fortissimo, ma soprattutto sei un amico, Nicola. Grazie Gianni, sei veramente sento un grande affetto per te, perché a parte che sei un grande cantante, cioè un interprete molto particolare, originale, fin dai tempi, dai primissimi tempi dei tuoi successi, i primi. Zapponeta, mi dicevi sempre. Come fa Zapponeta? No, ma dicevo, il discorso mi diceva: ma che ti ho chiesto un pezzo di pane? Mi dicevi sempre così, Nicola, ti ricordi? Come no? Era la tua battuta quella lì, non so perché dicevi così. Perché dicevi a Gianni questa cosa del pezzo di pane? Che significato ha questa battuta? Quale battuta? Questa che dicevi a Gianni. Qual è la battuta, Gianni? Che ti ho chiesto un pezzo di pane? Perché? Che battuta? Che c'è? Praticamente alla finale di Canzonissima, io ero al quinto, al sesto posto, quindi era quasi scontato che vincesse Ranieri. Ma quella sera tutta l'Italia si girò dalla parte di chitarra suona più piano e venne a salutarmi, a congratularsi con me Ranieri, e mi ha dato un pizzicotto lasciandomi un livido. Dico: oh, ma che ti ho chiesto? Un pezzo di pane. E quindi poi te la sei giocata anche con Gianni sta battuta. Sì. Senti Gianni, tu sei in giro per l'Italia. Ieri dicevo, ti ho scritto perché ti ho dedicato uno speciale alla radio. Gli ascoltatori hanno chiamato in tantissimi perché le tue canzoni hanno fatto la colonna sonora, lo sono ancora, di tante generazioni, tra cui anche la generazione Z che è presente in questo studio.
prima di salutarti, di ringraziarti per questa sorpresa fatta a Nicola Di Bari, noi vogliamo omaggiarti così. C'è un brano che la Generazione Z canta ininterrottamente e si chiama Apri tutte le porte. E allora, Gianni, augurandoti un buon pomeriggio, adesso noi lo cantiamo insieme a te, se ti va. Sì, adesso però mi fai salutare meglio il mio amico Nicola. Certo. Volevo dirgli che gli voglio bene, che spero di potergli stringere la mano al più presto, vederti proprio di persona e abbracciarti. Farà molto piacere anche a me, grazie Gianni. Ciao Nicola, ciao. Ciao, ciao carissimo, grazie. Gianni, ma in trattoria hai un televisore collegato con Rai 2? Posso spostarmi nella stanza di là, però. Perché questa la devi vedere, Ti stiamo cantiamo tutti insieme. Aspetta, ma dove ce l'avete la televisione? Vai, va. Stupendo, è in trattoria Morandi, stupendo. Dai, accendi. Prova a accendere su Rai 2. Accendi su Rai 2, vai. Andate. Gianni. Ehi. Accendi Rai 2, ti abbraccio e questa è la sorpresa per te. Grazie a Gianni Morandi. Grazie. Apri tutte le porte.